La pratica dell'incontro come uno dei massimi generatori di innovazione creativa segna il prologo di un confronto dialettico sulle tematiche dell'arte contemporanea. E Tecnè, arte in sinergia, mostra di quattro giovani artisti presso la Sala dei Templari, incantevole palcoscenico delle esibizioni più prestigiose nel comune di Molfetta, dal 14 al 28 gennaio 2012, aperto al pubblico dalle ore 18 alle ore 21. Ciascuno dei quattro artisti, De Gennaro Daniele, De Palma Vichi, De Pergola Michele e Gestaldo Sara, ha sviluppato, secondo un percorso unico e ineguagliabile, un tema artistico senza essere ingabbiato in stereotipi di tecnica, forma o rappresentazione della pittura, della scultura e della fotografia. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni l'architetto soriano Angela Antonia, curatrice della mostra. Tecnè è una mostra d'arte contemporanea e qui in questa sala espongono quattro artisti, Michele De Pergola, scultore, due pittrici, Vicky De Palma e Sara Gastaldo e Daniele De Gennaro in qualità di fotografo. Con questa mostra si ha l'ambizione di descrivere un po' il mondo e l'uomo contestualizzato nella vita contemporanea, declinata nelle tre arti, quelli della scultura, della pittura e della fotografia. Ciascuno di loro, attraverso un percorso esperienziale unico e irrepetibile, ineguagliabile, percorre questo tema attraverso, ad esempio, i quadri di Vicky De Palma con la rappresentazione di un mondo altro, con suggestioni infantili, colori molto accesi, mentre Michele De Pergola estrae dalla materia del legno di masso d'ulivo figure di donne e uomini che attraverso un'operazione di sottrazione fa venire fuori, fa vivere in qualche modo, mentre Daniele De Gennaro rappresenta l'uomo all'interno di contesti urbani a larga scala e a piccola scala, e dove è possibile individuare in qualche modo quei pensieri velati in attimi di estrema intimità. E infine Sara Gastaldo invece si sofferma su oggetti domestici di piccole dimensioni per una vita più semplice, domestica, circondata da affetti quotidiani, fermandosi da quello che è il frastuono della vita contemporanea che insegue la tecnologia e la velocità.